Sì, c'è un'altra telefonata. Sì, pronto? E pronto? Ciao. Ciao Francesco. Hai visto che sei diventato famoso? Sei diventato come ciclista. Come ciclista? Sì, non hai visto che c'è la tua foto in primo piano su internet. Ma dove? Mi stai prendendo in giro? Perché le prime parole che sento... No, perché? Se tu vai sul sito di raceevent.net, hanno pubblicato le foto della manifestazione e hanno fotografato un ciclista che partecipava alla manifestazione proprio di faccia, proprio bella figura, proprio primo piano. Addirittura? Sì. No. Infatti vedendo appunto il sito di raceevent.net, ho detto guarda Marco come è diventato famoso come ciclista. Madonna. No, beh, prima parola che sento. No, comunque... vai a vederlo, cioè, anche perché te lo consiglio, perché proprio ci sono un sacco di foto. Perfetto. Hanno realizzato veramente un bel sito e per chi vuole vedere molti degli aspetti di Cittadella, la festa dei Veneti del 4 settembre, li può trovare appunto sul sito raceevent.net. Comunque ci sei anche te, proprio, non ti hanno fatto proprio un bel primo piano, dai, così gli ascoltatori che vogliono conoscere chi è questo Marco hanno la possibilità di vederlo in attività sportiva mentre partecipa alla manifestazione in bicicletta. Ecco, adesso sono tutto rosso, probabilmente là non sarò rosso come sono rosso adesso. Dai, non siamo ancora in televisione, perciò vai tranquillo. Una cosa, Francesco, perché so che questa trasmissione probabilmente è seguita anche da qualche religioso e forse da qualche... Ecco. Tu che sei un teologo, scusa, già dimostra che già sei qui da dei teologi? Sì, beh, metterò quelli al posto mio nella foto delle Reise Venete. No, siccome ti ho detto che mi ero molto interessato alla faccenda Luigi Cascioli, eccetera, no? Questo signore, come sai, ripeto brevemente, insomma, ha portato attraverso gli studi... Posso fare un inciso? Il nostro ex presidente Claudio Nalesso se ne occupa anche lui di Luigi Cascioli. A chi gli scrive gli può mandare delle informazioni. Infatti mi ha mandato un'email con dentro dei documenti relativi a Luigi Cascioli e all'attacco che ha subito da parte del bollettino parrocchiale. Perciò se tu hai bisogno di informazioni scrivi a Claudio Nalesso e ti manderà qualche notizia. Adesso per quello, per fortuna ho il figlio che ha il computer, lui sa, insomma, e mi ha tirato fuori parecchia roba di Cascioli, perché in internet ha pubblicato, insomma, parecchio. Però quello che mi interessava, ecco, rivolgendomi un po' religioso, non è tutto quello che lui praticamente sostiene e in base a quello che ha studiato, i confronti che ha fatto con i testi più antichi e con quelle che sono le notizie riportate da Vangeli, eccetera, insomma. E lui ha detto, praticamente è arrivato alla conclusione, che ci sono due prove inconfutabili sulla non esistenza storica di Gesù. Sì. Ora, visto che questo non è che insomma si alza la mattina e dice mezzo ubriaco Gesù non esiste, eccetera, visto che è stato risultato di studi, e io definisco tra virgolette seri. A parte che sono usciti anche altri testi sull'argomento, perché cioè io mi ricordo che ho visto dei libri in circolazione che erano proprio dei monumenti che documentavano la non esistenza di Gesù Cristo, insomma, non è mai esistito. Esatto. Allora qual è un po' la mia richiesta, mia domanda, Francesco? No, perché è anche abbastanza importante. Siccome lui si è rivolto a religiosi, al prete che poi ha denunciato, si è rivolto al cardinale Bifi, si è rivolto a Monsignor Avasi, biblista, e ha detto se loro gentilmente, e li ha così un po' stimolati, vogliono dare una risposta in positivo o in negativo sui lavori che lui ha fatto e sulle conclusioni alle quali è arrivato. Bene, la disperazione tra virgolette di Luigi Cascioli, ed è qua che mi interessa, è che nessuno di questi prelati, di questi religiosi, eccetera, si è mai degnato neppure minimamente a rispondere. Lui addirittura, provocando ancora, insomma, ha continuato in modo provocatorio, addirittura invitandoli ad una conferenza, magari che scelgono loro, anche la televisione ha detto mi va bene, andiamo a discutere questa cosa. Ora, siccome lui aveva messo come condizione che se loro non avessero dato una risposta, lui avrebbe denunciato in base a un articolo del codice penale, avrebbe denunciato il parroco e avrebbe quindi proseguito per via giudiziaria. E la cosa è avvenuta, c'è stato già, credo, una prima udienza, ma quello che mi chiedo è questo, perché, tra virgolette, perché magari, visto che in radio c'è qualcuno che dice sempre bisogna chiedersi il perché non rispondere in modo, tra virgolette, categorico? Oddio, non è che tutti i preti devono essere, i prelati devono essere chiamati ogni giorno a rispondere a chi mette in dubbio l'esistenza di Gesù, mette in dubbio la fede, mette in dubbio tutto. Questo, ma visto che
che questo è andato così avanti, visto che ha fatto così clamore, visto che quello che ha pubblicato ha interessato anche quotidiani di, famosi, insomma, no? Sì, beh, molto tirati. Ti faccio un altro caso. Adam Smith ha scritto un libro che si chiama Un Dio mai crocifisso. È un libro storico, documentato, scientifico, di oltre 400 pagine, e dimostra l'invenzione della crocifissione. Mi è successo di parlare con un teologo anche abbastanza in gamba, e una persona gli ha fatto notare che in questo testo erano presenti dei documenti, cioè delle affermazioni scientifiche, tipo su delle piante, che la Bibbia descrive in una certa maniera, e in realtà queste piante sono in un'altra maniera. E che fanno che parte, ad esempio, se quando c'è la scena in cui viene dato dell'aceto a Gesù Cristo sulla croce, la Bibbia cita anche il nome della pianta, ma questa non può essere utilizzata per fare un lavoro del genere. E questo ha risposto che la scienza si deve piegare alla verità della fede. Cioè, di conseguenza, capito, cioè, se la pianta non è in grado di sopportare una spugna piena di aceto data a una persona, questo non è vero. Però, perché si deve piegare alla verità della fede. Sono osservazioni utili anche quando si va a fondo di problemi, a poi si riescono a mettere in luce tutte le sfaccettature di una cosa, per arrivare il più vicino possibile a quella che è, tra virgolette, la verità. No, ma quello che a me... a parte che esiste una verità che non esiste la verità. Sì. È l'unica verità che esiste. Siamo alla ricerca della verità, quindi... No, ma perché dovremmo cercare la verità? Beh, oddio, cioè, ti dicono cerca, la verità l'ho aggiunta io. Se uno ti dice, di cercare, perché devi fare la cosa che ti viene da fare? Scusa Francesco, cioè, perché c'era un rumore, non ho sentito. Se uno ti dice di fare una cosa, perché devi fare quella cosa? Ah, ho capito. Potrebbe esserci anche un inganno. È una bella regola anche questa, insomma. Cioè, se io ti dico cerca la verità, tu me vai a cercare la verità, e se tu non dovessi cercare la verità ma cercare qualcos'altro, o non dovessi cercare niente perché hai già tutto... No, è vero, allora è meglio che qualcuno mi dica, insomma, perché qualcuno ti deve dire? Sì, beh, lo stesso, dai. Lo vedi, questa è una, come si può dire, una nostra deficienza, che le persone sono state abituate a essere istruite, a essere informate, indirizzate, comunque, indirizzate, e un po' questa cosa ti segna per tutta la vita. Una cosa però, Francesco, tornavo lì sul problema di Luigi Cascioli. Ecco, ora, tra virgolette, visto che lui le considerazioni che ha portato, io credo, per un religioso, per un prete, per uno che crede, eccetera, potrebbero essere facilmente, io dico tra virgolette, facilmente smontabili. Lasciami finire, perché allora capisci un po'. Anche dal punto di vista storico, siccome probabilmente le cose sono due, o loro non hanno risposto perché questo ha detto delle fregnace e non è neanche capace di consultare i testi storici in modo corretto, e quindi non valeva neanche la pena di perdere tempo con un stupidotto, tanto poi si perderà per strada, oppure è questo quello pure là che insomma mi fa star male, oppure c'è qualcosa di vero nella ricerca che ha fatto, e questo non vorrei che fosse il problema che mette veramente in difficoltà i religiosi chiamati in causa da Luigi Cascioli. Sì. Una cosa che però mi diventa irrisoria, la cosa mi è venuto da ridere, perché per esempio Cascioli parla di Nazareth dicendo che Gesù, anche se fosse nato nella città di Nazareth, anche se fosse esistita, nonostante ha detto tutte le polemiche che ci sono intorno all'esistenza storica o non storica del tempo di Gesù di questa città, è chiaramente evidente che Gesù non poteva chiamarsi Nazareno essendo nato a Nazareth, perché se fosse nato a Nazareth e se fosse stato, se avesse abitato a Nazareth, si sarebbe detto Gesù il Nazaretano, non il Nazareno. Nazareno invece è un tipico nome che venivano dati a dei partigiani, a dei messianisti di quel tempo, a della gente che si insomma un po' per ideale così religioso, un po' perché non sopportavano di essere dominati dall'impero romano, si credevano insomma in grado di, sotto l'aiuto di Dio eccetera, di riunire un esercito e lottare contro insomma l'occupazione romana, e mettevano in campo queste due componenti, sia quella insomma religiosa che... Però, e poi finisco, dico che mi sembra strano che non venga fuori qualche insomma autorevole religioso a far notare che per esempio Cascioli potrebbe aver preso un abbaglio parlando di Nazareth, nel senso che io ho una gentilissima amica molto preparata che si chiama Lia Tessari di Montebelluna, che mi ha mandato, pensa un po', una fotocopia addirittura che, dove si parla di Nazareth e niente meno che tratta dalla rivista, dalla enciclopedia Trecani, al 24esimo volume. Non è che insomma la Trecani è l'ultima arrivata per quanto insomma concerne
la bravura nell'affrontare tanti argomenti, eccetera. Ed ha addirittura di Nazareth tutta una spiegazione che chi avesse la pazienza di leggerlo come l'ho avuta io, ci perderà non più di 5 minuti, metterebbe per esempio in crisi dal punto di vista storico le osservazioni che ha fatto a proposito della posizione geografica di questa città da parte di Cascioli. Comunque questo sarebbe ancora meno, tra virgolette, grave, se non che arrivato a un certo punto si dice chiaramente che, attento, la chiesa di San Giuseppe fu ricostruita nel 1914 su fondamenta medievali. Sembra che lì a Nazareth ci siano due edifici sacri, sono due chiese. Una è di San Giuseppe. Nella cripta, dice, sono conservate vasche con mosaico, grotte e silos appartenenti all'antico paese di Nazareth, nota nel secolo VII col titolo di chiesa della nutrizione. Oggi viene denominata, eccetera, eccetera, di San Giuseppe, perché si crede costruita sopra la casa dello sposo di Maria. E si dice, in poco più avanti, adesso sto perdendo il coso, si dice che praticamente nella sinagoga che era vicina a questi edifici, Gesù andava spesso in questa sinagoga, al tempo di Nazareth. Non trovo la frase che mi piace moltissimo. Sì, no, comunque il concetto è chiaro. Ecco, comunque hai capito, no? Ecco, tanto è vero che dice poi più avanti, la cappella di Santa Maria del Tremore nelle vicinanze di Nazareth fu costruita nell'81 là dove la leggenda locale narra che Maria fu presa da indicibile tremore quando la gente di Nazareth tentò di gettare Gesù nell'abisso. Tutto qua, ecco, quindi un momento, dal punto di vista storico la Treccani riporta che a quel tempo a Nazareth Gesù frequentava la sinagoga. Beh, insomma, si dice, sono leggende, sai quante cose ti vengono attribuite? Allora bisognerebbe dire che la Treccani, quando pubblica notizie storiche, non sa neanche cosa dice e si accontenta delle leggende. Guarda, dal punto di vista archeologico non esiste nessuna prova che il re Davide sia mai esistito, dal punto di vista archeologico, eppure si scrivono testi, la Bibbia, si parla del re Davide, in realtà non esiste nessuna prova storica, archeologica, attendibile che sia mai esistito il re Davide. Eppure, se tu parli di quelle persone, di re Davide, te lo danno come un fatto storico accertato, concreto e presente. In realtà non c'è nulla, a parte la Bibbia, a parte le affermazioni della Bibbia, che sostenga e che dimostri la sua esistenza storica. E in questo caso, poi, gli esempi sono tantissimi. Anche di re Salomone, il famoso Tempio, non c'è nessuna prova archeologica che sia mai esistito. Cioè, di conseguenza, sai, la stessa città di Gerico, quando appunto si dice che fossero, secondo la datazione fatta della Bibbia, era già in rovina quando arrivarono gli ebrei. E perciò sono tutto quanto un insieme di barzellette, di menzogne, di carognate, di cose stupide, di appropriazioni. Cioè, è stata costruita ad arte, è stato proprio un inganno, è stato un artificio, è stata una presa in giro che è servita ad ammaestrare il popolo e a tenere unito il Grese, basta. Ma è un'invenzione politica, è un'invenzione di secondo piano, ma non ha nessun fondamento storico. Fino a pochi secoli fa si pensava che tutte le lingue derivassero dall'ebraico, poi hanno cominciato a studiare appunto la linguistica e hanno scoperto che esistevano lingue più antiche e che le origini erano ben diverse, ma in origine tutti quanti esisteva l'ebraico o veniva tutta la realtà veniva da Adamo ed Eva che vivevano in Palestina, cosa del genere, insomma. Comunque va bene, Francesco. Comunque adesso, visto che il processo, insomma, l'udienza è già stata, la prima udienza è già stata fatta, credo che poi è stata rinviata, eccetera. Non è che la cosa è chiusa là. E Luigi Cascioli, come ho saputo, è intenzionato ad andare avanti. Sì, speriamo che vuole proprio arrivare a questo benedetto scontro in modo da tirar fuori, insomma, da chi almeno secondo lui dovrebbe essere. Visto che li ha anche nominati questi, insomma, religiosi interessati a dare una risposta, ma sai, almeno faranno per vedere, come hanno fatto con la pedofilia, diranno che essendo uno Stato sono delle norme internazionali e di conseguenza chiedono l'esenzione dalle leggi italiane, cose che hanno fatto con i casi di pedofilia. Ti puoi immaginare se l'hanno fatto con migliaia di bambini violentati, con migliaia di bambini che hanno sofferto, per un processo in cui qualcuno gli dice dimostrate storicamente l'esistenza di Gesù Cristo, possono benissimo inventarsi qualsiasi scusa, insomma, dai. Va bene. Bene. Grazie intanto. Ciao Marco. Ti saluto. Ciao. Sì, difatti il problema, a parte appunto un problema archeologico, storico, dell'esistenza o no di Gesù Cristo, è un problema secondario. Quello che è fondamentale è il discorso che qualcuno creda
alle azioni criminali, alle affermazioni fatte dal criminale come Gesù Cristo. In realtà noi dovremmo valutare per le idee, per quello che propone, per quello che sostiene, per il contenuto delle sue frasi. Giustamente è uscito un libro che si chiama Trattato di Teologia, in cui dice che proprio bisogna decostruire Gesù, proprio perché Gesù non ha nulla da offrire. Sì, pronto? Pronto? Ciao. Puoi abbassare il telefono perché qua... Pronto? Sì, parla pure. Sì, c'è un libro che dice quello che ha detto il Signore prima. E beh, il Cascioli appunto si chiama La favola di Cristo. Comunque se vai su internet e cerchi Luigi Cascioli trovi qualcosa, insomma. Okay. Trovi tutti quanti i riferimenti. Grazie, ciao. Sì, di fatto appunto è un libro facilmente reperibile, ma a parte quello ne esistono anche altri libri più antichi che sostengono la stessa cosa. Sì, pronto? Sì, ciao, sono Pagni. Ciao. Sta attento, il problema è uno solo, quando uno comincia a credere, non sai che se ha la credere su una cosa sì e su un'altra no. O crede in tutto quello che dice e non fa più domande. Perdone, la fede è ignoranza, è sottomissione e rinuncia a qualsiasi capacità critica. Ma sono perfettamente d'accordo, mi non capisco quando che uno che ha fatto teologia e giustamente è che ha studiato e si aspetta che un altro teologo o qualcuno che dica qualcosa, pensa a te quanto testa, prenditi le tue decisioni. Non sta a leggere i libri e qua e là. Comincia a parlare per quello che è l'esperienza che te che ti, perché su quei te sei responsabile. Su quello che scrive gli altri, diciamo che te deleghi qualsiasi cosa. Abbiamo visto quelle armi di distruzione di massa, e fate conto ti su roba che è successa 2000 anni fa, e puoi aver inventato da là alla Z. Allora, una persona razionale, logica, e se che è una realtà come che affermo mi al di fuori della caverna, questa non può essere altro che logica e razionale. Va bene, perfetto. Bon. Grazie. Ti saluto, ciao. No. Sì, no, la cosa appunto fondamentale è sempre questa, il fatto di essere attenti al contenuto di quello che ci viene prospettato, perché il problema della storicità o no è un problema secondario. L'importante è che di fronte anche a un'affermazione per quanto assurda io sia capace di comprendere il valore di questa affermazione, di cosa consegue. E giustamente il monoteismo ha inquinato qualsiasi cosa. Appunto citavo prima questo libro che è uscito che si chiama Trattato di Teologia. E nello scrivere appunto una recensione del Corriere della Sera, che cercheremo di leggere questa recensione, dice il libro è pubblicato da Fazzi in italiano, nella casa editrice italiana da Fazzi, il libro si è montato di teologia, l'autore è Onfray. Dice, a suo parere, l'ateismo è imputridito da elementi provenienti dalla parola di Gesù, diffusa da Vangeli, compresi quelli apocrifi. E tra l'altro, il termine imputridito è un termine messo tra virgolette in quanto è una citazione del libro, cioè questo autore, questo filosofo dice chiaramente che il concetto cristiano è imputridimento della realtà, della sensibilità, ma aggiunge, lui lo parla da ateo, però è qua che si può sottoscrivere, non si può essere veri atei affermare che alcuni valori sono validi o che la morale evangelica ha qualcosa di buono. Questo chi ascolta questa trasmissione sa che noi pagani lo diciamo sempre. Il fatto stesso di riconoscere che ci sia qualcosa di buono nel cristianesimo, nella parola, nella predicazione criminale di Gesù Cristo, significa essere cristiani. E difatti appunto lui dice che è veramente un pericolo in cui si trovi, dice appunto Onfray sul suo libro, sul suo testo, un terreno, diremo, condominiale tra altri credenti. E difatti noi abbiamo sempre detto che l'ateismo è una realtà cristiana, in quanto può esistere soltanto all'interno di una visione religiosa cristiana. Per i pagani l'importante è sempre comprendere che bisogna essere attenti alla propria sensibilità verso il mondo e cosa può comportare le conseguenze di qualsiasi affermazione. Di conseguenza, quando si analizza un pensiero, lo si deve comprendere con il significato profondo che gli danno le altre persone. E giustamente dice il nostro autore Onfray, parlando da ateo, ma mi sembra più che ateo da persona intelligente che ha compreso la menzogna delle religioni monoteistiche, perché il suo attacco è alle religioni monoteistiche, che tutti i monoteismi vanno smontati e inceneriti, perché in sostanza Maometto e Gesù hanno lo stesso Dio e gli stessi intenti.
Soprattutto, conclude Onfray, è vitale per gli atei di costruire la mitologia di Gesù. Anche lui ha capito che non si tratta di essere anticlericali, di non attaccare la Chiesa che è secondaria, che non interessa, ma che la figura più terrificante, più mostruosa, più criminale è quella di Cristo. E allora, io ho trovato, non ho letto il libro, però andrò a recuperarlo perché mi sembra interessante. Vi vado a leggere questa recensione e casomai darò risalto alle affermazioni che condivido e che giustamente sono fatte in maniera intelligente, che vanno a individuare il problema, che è quella della demolizione della visione buona di Gesù, perché Gesù, ricordiamolo, rimane sempre la massima espressione della cattiveria, della malvagità, della ferocia, della violenza, della sopraffazione. Tutto in lui è sempre in questa direzione, sottomettere gli uomini. Allora, parliamo del Corriere della Sera, dal 7 settembre del 2005. Il titolo dice: esce il nuovo libro di Onfray che esorta a decostruire Gesù. Arriva da Parigi l'ateo post-cristiano. Leggiamo. Tempo fa, il filosofo Michel Onfray apprese che oltre il 20% dei giovani francesi credeva nel diavolo. La percentuale delle pascorelle di Satana era in ascesa e Onfray ne dedusse che, attraverso il maligno, Dio era sempre in una posizione dominante. Inoltre, venne a sapere che, stando a una ricerca sociologica, la favola dei francesi seguaci di Cartesio era in declino. Era sufficiente andare in chiesa e contare le persone che si avvicinavano ai sacramenti. Non rappresentavano la maggioranza, ma il loro numero era in crescita. Così il filosofo, ostile alla chiesa, e qui leggendo la recensione capiremo che in realtà il suo pericolo, dice, è il cristianesimo ed è l'immagine di Cristo, decise di scrivere un libro contro tale ritorno del fattore religioso. Nel 1889, spiega, le librerie non erano invase da testi religiosi, i primi ministri della Raffarin non si facevano fotografare a messa e i caffè teologici erano impensabili a Parigi. Anche il successo del Codice da Vinci di Dan Brown è significativo. Il libro di Onfray, che è diventato un bestseller in Francia, sta per uscire in Italia presso l'editore Fazzi. Si intitola Trattato di Teologia. Pare un fiume in piena, senza argini che lo trattengono, fino al punto di affermare cose incredibili. Un esempio. Le religioni non hanno dato nulla alla civiltà, nemmeno nel campo dell'arte. E qui io andrei a fare un inciso. Sono d'accordo, il monoteismo non ha mai portato nulla nel campo artistico, perché se pensate che la base di ogni monoteismo, cioè l'iconoclastia, la distruzione delle immagini, delle forme e della distruzione degli altri templi, sono d'accordo con lui. Tutto quello che il monoteismo ha prodotto e perché è stato contaminato, è stato assalito, è stato coinvolto, immischiato da religioni, da visioni pagane, e che hanno un attimino attenuato la carica distruttiva del cristianesimo o del monoteismo. Ma dice, ma la parte dei francesi che si ostina a credere in qualcosa ha trovato in questo saggio una sorta di nuova religione, quella dell'ateismo post-cristiano. Si sapeva che Dio era morto, scrive il filosofo, ma nessuno ne aveva visto il cadavere, a parte Nietzsche. Dio era invisibile da vivo e lo resta da morto. E poi, come si può dire Dio è morto? Una finzione non può morire, come non muore l'ipogrifo. E allora, io sono d'accordo che effettivamente il Dio dei cristiani, il Dio creatore dell'universo, è una finzione. E finché qualcuno crederà in questa finzione esisterà. Logicamente l'ipogrifo non morirà mai, perché appunto appartiene a un archetipo, appartiene a una coscienza, appartiene al mondo, e perciò sopravviverà anche perché l'ipogrifo porta bellezza. Ma logicamente il fatto che qualcuno creda a una finzione significa che questa finzione, finché è creduta, è vera. E dice, non si uccide un soffio, un vento, un odore, un'aspirazione, un sogno. L'ultima divinità si educe, scomparirà con l'ultimo degli uomini. E sono d'accordo in parte, perché il problema non è sempre quello di fare una distruzione delle coscienze delle persone, ma di dimostrare all'intelligenza delle persone l'inganno da cui sono state prese in giro. Prosegue la recensione. Come salvarsi da Dio, si chiede Onfray. Secondo lui, il problema sta nel fatto che fino all'ateismo è stato cristiano. Il negatore di Dio è affascinato dal suo nemico. Bisogna superare il cosiddetto cristianesimo di senza Dio, esorta Onfray. E non è un gioco di parole. Effettivamente questa è una cosa vera, perché già in Italia un Papini aveva detto che il problema poi degli anticlericali e degli atei è che alla fine credevano in Dio. Ma andiamo avanti con la recensione.
a suo parere l'ateismo è imputridito da elementi provenienti dalla parola di Gesù diffusa dai Vangeli, compresi quelli apocrifi. E questo è vero, perché dicevamo, il cristianesimo, rispetto alla civiltà, alla cultura, alla vita, non ha mai apportato niente di positivo, è sempre stato un elemento di distruzione, di inquinamento, di violenza, di sopraffazione. È sempre stato un qualcosa che ha offuscato, che ha cancellato, contaminato, avvelenato la vita. E difatti, lui dice che anche chi si oppone, come nel caso degli altri, sono imputriditi, sono infangati, per non dire parole più forti, dal discorso di un'immagine di Gesù. E difatti, giustamente, lui dice che quello che va attaccata non è la Chiesa, ma tanto l'immagine di Cristo, l'immagine di Gesù, un'immagine che imputridisce, cioè che porta alla morte, che porta alla decontaminazione, alla contaminazione della vita e alla sua decomposizione. Dice, non si può essere veri atei e affermare che alcuni valori cristiani sono validi o che la morale evangelica ha qualcosa di buono. E qui è un'affermazione che io, tirando via il discorso ateo, mi riconosco. Cioè, non si può essere persone che dicono di vivere, di riconoscersi nella libertà, nell'individuo, nella cultura, nella libertà, e pensare che ci sia di qualcosa di buono nel cristianesimo. Cioè, non si può essere buoni, non si può trovare niente di valido nel cristianesimo. E lui giustamente, ripetiamo, rileggiamo, perché entri nelle teste di molte persone, qualcuno pensa che esista una Chiesa cattiva e che esista invece un Gesù buono, o che esistono qualche valore che la Chiesa ha portato. La Chiesa, il cristianesimo, l'immagine criminale di Gesù Cristo non ha mai apportato nulla di buono all'uomo. La nostra vita, la vita dell'umanità, sarebbe certamente migliore se non avessimo trovato sulla nostra strada la mostruosità della figura di Cristo. E dice lui, e la sottoscrivo da pagano, non si può essere veri atei e affermare che alcuni valori cristiani sono validi. Difatti, concordo con lui, non esiste nessun valore cristiano che sia valido. O come dire che la morale evangelica ha qualcosa di buono. Effettivamente la morale, prima di tutto, appartiene alla cultura, ma non ha assolutamente quella evangelica nulla di buono. Il bene, dice sempre la recensione, non ha bisogno di Dio, come il male non ha bisogno di Satana. Troppi valori in comune, il prete con il filosofo, il Vaticano con Kant, Madre Teresa con Paul Ricoh. Tutto si evolve, dice Onfray, su un terreno, diremo condominiale, di atei e credenti. Difatti bisogna uscire dalla logica monoteistica. Dice, bisogna affermare, edificare, anzi dice, bisogna edificare a suo avviso un vero ateismo ateo postmoderno. La negazione di Dio deve affiancarsi alla negazione o alla ridefinizione di una parte dei valori che ne discendono. C'è una telefonata, sì, pronto? Pronto? Scusa, Francesco, la ciao. Un attimo. Adesso mi è venuto in mente una cosa, perché veramente mi avete stimolato, no? Sì. Faccio una domanda e attendo una risposta da te o da qualsiasi altro, o specialmente dai metafisici in genere e dai sacerdoti. Io non sono metafisico, io sono fedele alla terra. Allora io chiedo una cosa, qual è la religione più triste di quella cristiana? C'è una religione più triste, no. Ma in tutto, dall'architettura... La tristezza è cristiana. Cioè dall'architettura proprio cristiana, prendi il Pantheon e prendi una chiesa, guarda la tristezza che c'è nella chiesa. Sì, ma la senti a pelle quando entri in un ambiente. Ma è tutto. Potresti triste, entrare anche ad occhi tutto, chiusi. Tutto. Potresti entrare anche ad occhi chiusi, sentiresti l'odore e sentiresti il contatto della pelle lo stesso. Tutto triste, tutto. Beh. Non esiste al mondo una religione, una, dimostratemi, più triste di questa qui. Sì, sì, è la tristezza in se stessa. Ma veramente uno se guarda queste immagini gli viene da suicidarsi subito, lo so io. Ma infatti la loro la sofferenza, la distruzione. È un suicidio, potenziale suicidio. Certo. Perché uno si fa morire, tu pensa solo al fustigarsi. Sì. Tu sai benissimo che gli orientali, specialmente i giapponesi, dicono che il Francesco d'Assisi è stato un pazzo, un pazzoide. Beh, non solo quello. Sì, ma proprio uno. Ricordiamo che Francesco, uno che sì. Il santo San Francesco d'Assisi ha mandato un certo Sant'Antonio da Padova in Occitania a far fuori i cataldi. Ecco, questo basta. Tu hai detto già tutto. È la sintesi della tristezza e
di tutte le peggiori cose, ditemi per piacere, fatemi un esempio di una religione più triste di questa. No, guarda, ciao. Effettivamente, appunto, il monoteismo rappresenta sempre la tristezza nel mondo, l'infelicità, il problema del peccato, del dubbio, dell'amore di Dio, e d'altronde quando si va a che fare con questi valori, con questi concetti, non si può essere certo felici, anzi si è sempre tristi, perché il buon Dio per loro può sempre arrabbiarsi, abbandonarsi, può sempre cercare di metterti alla prova facendoti soffrire, e questa è la volontà, la vocazione del monoteismo. E andando avanti, appunto, anche perché penso che nessuno potrà rispondere alla domanda di Giampaolo, perché la tristezza, lo squallore, la povertà, la miseria sono le caratteristiche fondamentali della religione monoteistica. E lo dice, seguendo la lettura della recensione apparsa sul Corriere della Sera del libro di Michel Onfray, che si chiama Trattato di Teologia, edito da Fazzi in Italia, dice: la negazione di Dio deve affiancarsi alla negazione o alla ridefinizione di una parte dei valori che ne discendono. Difatti, questa è un'affermazione interessante, perché non si può pensare di attaccare la Chiesa e di accettare i suoi principi, di accettare i suoi valori, ma si deve proprio ridefinire i valori, i riferimenti, i miti, al cosa ci si rifà. Dice: non si debbono distruggere le chiese, ma innalzare piattaforme diverse di riflessione, abolendo ogni riferimento teologico ai tre monoteismi che, ecco il primo obiettivo, vanno smontati e inceneriti, perché in sostanza Maometto e Gesù hanno lo stesso Dio e gli stessi intenti. Difatti anche quelli che vengono a dire che esistono variazioni all'interno, appunto, del monoteismo, che esistono, che un monoteismo è migliore dell'altro, in realtà stanno raccontando delle menzogne. I monoteismi sono sempre uguali a se stessi, al di là delle situazioni momentanee, culturali, ambientali e sociali in cui hanno avuto delle variazioni. Il monoteismo torna sempre a essere alle origini, si richiama sempre alla sua predicazione di base, che è quella della violenza, della condanna degli altri. E giustamente lui dice: bisogna ridefinire nuovi valori, bisogna ripartire da nuove basi, bisogna ricostruire eliminando il monoteismo. E dice sempre la censione, e ricordiamo che chiaramente che molti fingono di non ricordare, dice che i tre monoteismi vanno smontati e inceneriti, perché in sostanza Maometto e Gesù hanno lo stesso Dio, gli stessi intenti. Perciò il fondamentalismo è sempre uguale, sia che si trovi dalla parte cattolica sia dalla parte islamica. D'altronde sono monoteisti, credono sempre in un Dio che ha creato il mondo e credono sempre in un Dio che ha il potere assoluto. Sì, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao. Sì, sei in diretta, parla pure. Sì, sento. So qua che penso che in tutte le teste c'è una religione. In tutti i popoli. Dipende quale religione. Dipende? Sì. Dipende, che ti sto esponendo quello che penso. Tutto il mondo ci sono religioni, ci sono sciamani, hanno i spiriti, hanno i demoni. Sì. Tutto il mondo nella storia, nei millenni, si sono sempre girati su questo sistema. No, sul sistema cristiano no, assolutamente no. Quale no? E tu prendi i popoli amerindi dell'America centrale, America meridionale, tutti hanno avuto spiriti, hanno avuto demoni, hanno avuto calamità, hanno sciamani, guaritori e veggenti. Hanno ogni nessuno ha la verità pure. Nessuno ha un salvatore, nessuno ha un missionario, nessuno ha un'imposizione. Prego, perché ho la radio troppo basso, forse non sento. Spera che ti parlo per telefono. Nessuno ha una verità, nessuno ha bisogno di un salvatore e di un profeta. I profeti appartengono soltanto al monoteismo. Ma che c'entra i profeti? Ti sto dicendo che tutto il mondo sono pieni di religioni, e chi se le ha create? Ma i profeti, tu prendi anche Buddha. Ma Buddha, secondo te, che è illuminato, lo chiamano illuminato, non è un profeta? No, assolutamente no. No, cosa è Dio? Quello che vende pesce e all'anno? Annuncia qualcosa, non ha una verità, ma insegna quello che lui è. E soprattutto non considera gli altri peccatori. Allora, non ha il peccato. Ogni testa ha una religione. No, vedi, allora, è un discorso di parlare di religione senza il monoteismo, è un discorso di parlare di religione col monoteismo. Ma la religione che. Ma fare cosa il mio pensiero? Io dico così, che la gente
ha la testa e se la crea, e fanno anche che tu faccia la danza, che faccia offra a Dio un fiore, che fai l'incenso, che dai un sasso colorato, cosa, come la tua mente crea queste cose, perché ma per migliaia e migliaia di anni il mondo è fatto, è andato così. Beh, allora, e c'è la magia, c'è la stregoneria, c'è di tutto. Ad esempio c'è quella che adesso ha scoperto, quella che è annegata sul lago di Como, la sensitiva. Sì. Queste cose qua sono i sciamani, è una cosa correntissima. Sì, e la gente ma è pericoloso perché... Perché è pericoloso? Perché la gente in un certo momento, quando uno comincia a dire ma questa qua vuole, viene tartassata, adesso vuole, ma... viene a scoprire a me se ho ammazzato questo, ma è stata quella, là si espone. Perché io ho conosciuto persone che erano sensitivi, sapevano anche cosa avevi in tasca. Sì. E in un certo momento stanno ai riparo perché hanno paura della pazzia della gente. Essere sensitivi è pericoloso. Vado via, voilà. Ti saluto, va avanti col tuo programma. Sì, ma appunto quello che io volevo far capire è che la magia è sempre esistita. Le religioni esistono e sono diverse. Esiste una sostanziale differenza, ma consistente, tra una visione cristiana e una visione pagana, o una visione che non appartiene al cristianesimo. Le profezie, i profeti, le apocalissi, le distruzioni, il diluvio universale, la distruzione del mondo, il peccato, appartiene soltanto a una triste religione che ha avuto la sua origine in Palestina, nei bassi fondi della Palestina. Il comportamento di Gesù Cristo, considerato un esponente della religione cristiana, il fondatore della religione cristiana, è un comportamento cattivo e malvagio. D'altronde, giustamente, Cristo può essere definito criminale. Nelle altre religioni non monoteistiche, e quando parliamo di monoteismo ricordiamo che c'è l'ebraismo, il cristianesimo, l'islam e il cattolicesimo. Di conseguenza, quelle sono monoteistiche. Le altre religioni non hanno questo. Non hanno un Dio malvagio che distrugge il mondo. Non hanno un Dio che viene e dice agli altri siete dei peccatori e che condanna gli altri all'inferno e che sottopone gli altri al giudizio e che li maltratta. Non hanno un Dio feroce come nella Bibbia, in cui dice ad Abramo prendi tuo figlio Isacco e vallo a sacrificare con me, e il buon Abramo parte e va a sacrificare suo figlio. Nelle altre religioni non monoteistiche questo non esiste, esiste solo nella ferocia del monoteismo. Sei pronto? Sì? Sì, pronto? 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 Della esistenza o meno della verità. Mm. Ecco, quando si parla di un qualche cosa è bene prima definirla. Mm. Come la definisci la verità? La verità non esiste. Non esiste. quindi devi avere un concetto per dire che non esiste. Devi avere l'esperienza e la conoscenza. Diciamo che dire che esiste la verità e che la verità non esiste è secondaria, perché io non ho bisogno di avere una verità, ma di conoscere il mondo, di percepire il mondo, di andarci incontro. Il problema della verità significa che io mi faccio giudice e che stabilisco che una cosa è vera o è falsa, ma una cosa falsa può benissimo anche essere vera. Quindi esiste la verità? Non esiste la verità. Sei in grado di darne una definizione? No. È un concetto, quindi... La verità è un'invenzione che va soltanto a piegare la tua intelligenza rispetto alle cose che puoi percepire. No, ma dire non esiste e dopo ne dai la definizione... No, non ho dato la definizione. Senso, cioè, il termine verità significa che esiste un qualcosa che è un modello a cui ti devi adeguare. E invece non esiste nessun modello che ti devi adeguare, perché ogni persona ha un suo percorso di contatto, di conoscenza della realtà. Di conseguenza non è un problema di stabilire cos'è la verità, se esiste una verità, ma di dire che ogni persona deve essere responsabile della propria esistenza e deve affrontare il mondo in cui vive. Basta. Ma questo qua non è un obbligo, perché c'è chi può anche fallire. Perché io quando, per esempio, parlo con te, ha senso parlare se... Il nostro dire è rispettoso della verità. Il nostro parlare è dettato dal fatto che uno dice una cosa, uno dice un'altra, uno la intende in un modo, uno in un altro, insomma. Allora, ma questa non è verità, questa è cultura, è società, è ambiente e comunicazione, il fatto che noi siamo due esseri umani e che usiamo il linguaggio, la lingua per comunicare. Possiamo comunicare delle cose anche folli, ma comunichiamo qualcosa. Non comunichiamo la verità, comunichiamo la nostra esperienza mediata dai sistemi culturali in cui viviamo. Ma no, io devo avere un criterio per dare senso al mio parlare,
per distinguere l'interno. Io il criterio ce l'ho perché mi viene dato dalla linguistica. Per esempio, dalla linguistica. Quando dico io Dio non esiste, sì? I dei pagani sono idoli creati dagli uomini, il Dio monoteista, eccetera, devo seguire un certo criterio. Della storia delle religioni, dallo studio delle affermazioni. Allora. Cioè, il criterio è dato dalla conoscenza, a partire dalla conoscenza, cioè c'è un mondo esterno che io contatto, e se questo contatto avviene nel rispetto delle leggi della conoscenza, è, per esempio, un criterio valido, quello usato dagli scienziati, è riprovare l'esperimento, eccetera. Oppure la evidenza, cioè un qualche è una forma che nessuno può negare. Ma sì, ma non è una forma di verità. Questo è la verità. No, assolutamente no. È un criterio di conoscenza. No. Di vera conoscenza. È una forma di conoscenza, ma non è la verità. Perché io ti posso benissimo dire che posso comprendere il mondo tramite i miti e non ho bisogno della verità per comprendere il mondo. Cioè io non ho bisogno di considerare la mia affermazione assoluta, vale per me, insomma. Cioè, un esempio che io faccio sempre, per me negli alberi ci sono le driade, le amadriadi, cioè le ninfe degli alberi. Se per te l'albero è solo l'albero, un pezzo di legno, non cambia assolutamente niente. Io non ho bisogno che tu mi riconosca la mia verità o di importi la mia visione del mondo. Perciò non ho problemi di verità, ho problemi di percezione, di contatto, di sensibilità. Ma la sensibilità è individuale. Se esiste qualcosa è la conoscenza e noi comunichiamo tramite la cultura, tramite quello che l'uomo ha creato, costruito. La sensibilità può essere soggetta a fraintendimenti, eccetera. Ci deve essere un criterio valido per tutti. No, per cui non esiste un criterio valido per tutti. Il concetto albero deve essere recepito da tutti senza distinzioni, mi spiego. Ma allora, vedi, allora, noi, usiamo una cultura che è il termine che ci dice albero, però l'esperienza è individuale. Ma no, sì. Deve essere oggettiva la verità, non può essere individuale. Ma non è un problema di verità. Individuale vuol dire che ci sono tante verità e quindi nessuna verità. Ma vedi, allora, noi partiamo sempre dal considerarsi noi che dobbiamo dare la misura di ogni cosa. In realtà anche l'albero ci percepisce, ci vede e non ha problemi di imporci la sua visione del mondo. Cerca di trovare una simbiosi con noi e non in base alla verità, insomma. Cioè perché noi pensiamo sempre di essere gli unici a essere agenti del mondo, ma in realtà anche i pianeti, la Terra, anche il prato che abbiamo qui davanti alla radio ha una sua visione del mondo e cerca di trovare un contatto con noi, cerca di trovare una simbiosi. Non si preme un problema, dice ma questa persona che è qui davanti ha una verità, mi pensa una verità? No, cerca di entrare in contatto, non ha problemi di verità. Il problema di verità è un problema che si pone nel cristianesimo per stabilire cosa è vero e cosa è falso, ma significa che tu ti fai giudice delle cose, che le puoi misurare. Chi è che stabilisce questa verità? Il problema della verità è secondario. Cioè, cos'è la verità? È fondamentale. No, non è fondamentale. La verità non ha senso il nostro dire, il nostro parlare. No, ha senso. Perché è una scelta, perché no, anche il gusto, il nostro disgusto. Alla oggettività, no, vedi. Alla esistenza esterna. Il mio mondo ideale è uno riflettere la conoscenza del mondo esterno. E ci deve essere. No, devi riflettere, tu devi osservare, devi essere dentro il mondo. Cioè, ma tu non sei fuori, ma tu non è che devi riflettere, tu sei dentro il mondo in qualsiasi caso. Cioè, in questo momento noi siamo qui dentro il mondo, non siamo fuori degli osservatori estranei. Cioè, noi dobbiamo sempre pensarci come persone all'interno del mondo che agiscono sul mondo. In questo momento tu non sei alla televisione che guardi il pianeta Terra, ma ci sei seduto e stai respirando la sua atmosfera, perciò tu sei dentro. Ma per questo è tutto un savariare, secondo me. Va bene, è un savariare. Deve essere un criterio, no? Ma il criterio no, Perché devo creare un criterio? Perché devo limitare le cose? Perché devo usare un criterio? Per essere certo di non dire. Ma certo di cosa? Ma certo perché? Scusa, se a me piace il sole. Io ne sono certo, è la mia sensazione, è la mia emozione. Ma siamo sul campo dei sentimenti, non della conoscenza. I sentimenti non sono importanti. Prescinde da
da quello che tu senti. Ma noi, ma io non posso prescindere dall'intelletto. Allora, io non posso prescindere dal mio corpo e dai miei sensi, perché non posso separarli. Cioè, io finché sono in vita sono i miei sensi, ma non posso dire che i miei sensi sono qualcosa diversa dal mio intelletto. Ma guarda che la verità trascende i sensi, ma no, parte del cervello, non c'è nulla che trascende i sensi. Non trascende, no, la verità non è, cioè, vedi, il problema della verità significa stabilire un principio superiore esterno alla persona a cui ci si deve adeguare. E per questo il termine verità è pericoloso. Il termine verità diventa ancora più pericoloso nel momento in cui esiste il monoteismo, che dice che c'è un Dio che ha creato il mondo, che ha dato un senso al mondo. Questo diventa più pericoloso, perché se fossimo in un contesto culturale diverso, tipo quello dell'antica Grecia, potremmo anche parlare di verità, perché non avremmo bisogno di imporla. Ma il monoteismo sostiene che esista un modello di verità a cui ci si deve adeguare, proprio perché lo deve imporre. Ecco, ma quello è un altro concetto di verità. Cioè, Platone dice, Platone dice, esiste un modello, scusa, verità. Perché viene imposto non per la sua evidenza, allora, ma perché sei quasi costretto all'autorità. Tanto è vero, credo qui a absurdum. No, cioè, allora, tanto è vero che... Io ti rispondo con Platone. Platone dice, esiste... Nell'assurdità, non nella verità. Se uno segue i criteri di verità, non ha bisogno di credere. Ma no, ma la verità non serve, non serve, non è necessaria. Ma è necessarissima. Ma no! Ma allora, senza verità non ha senso, niente ha senso. Perché? Ma perché deve avere un senso? Perché devo essere io che do il senso alle cose? Scusa, ma perché devo essere io? Scusa, perché devo avere l'arroganza di essere io che do un senso al mondo, a quello che è attorno a me? Perché devo dargli io quel senso? Ma no, devo. La pianta, il sole, la luna hanno bisogno di dare un senso alla loro esistenza, hanno bisogno di comunicarmi un senso. Se cioè, non ha senso devi tacere e basta. Ma no, perché? Ma perché? Perché devo dare un significato, dare un valore utilitaristico alle cose? Perché devo dare una direzione? Cioè... È fiato, buttato via per niente. Vabbè, ma scusa, verità. Ma se posso buttarlo via? Posso scegliere di buttarlo via? O tu mi dici che non posso buttarlo via? Ma no, ma cosa vai? Tu non stai nell'argomento, tiri ma sì. fuori no. Cioè io ti sto dicendo che perché devo dare un senso alle cose. Non attengono neanche al discorso. Vabbè. Io ho detto, cosa intendi te per verità? Ma tu la dici, verità non esiste. Esatto. E dopo però per dire che non esiste devi avere un concetto. No, io devo avere la sensibilità, l'attenzione, devo avere lo sguardo verso il mondo. Devo usare quello che ho a disposizione, i miei sensi, la mia intelligenza, per comprendere il mondo. Basta. E di conseguenza non ho bisogno di capire se sì, la cosa è vera. Ma deve esserci un qualche cosa che è valido per tutti. Ma perché deve essere valido per tutti? Ma scusa, ma perché deve esistere? Perché deve esistere una cosa che è valida per tutti? È il criterio di concordanza. Ma perché di concordanza? Se mettiamo d'accordo, facciamo una convenzione io e te, intendiamo una cosa fra io e te, e fra noi due per la cosa funziona e va d'intesa. Nessun problema. La concordanza non è universale, è la concordanza all'interno di una cultura, di un paese, di un ambiente, all'interno della nostra discussione. Ma se io chiamo sole il sole, questo vale anche per un'altra cultura, anche per i negri, eccetera. Ma il sole, al di là che io lo chiami sole, non chiamo sole, lui esiste, si manifesta, si fa percepire, esatto, mi riscalda, esatto, di conseguenza è un allora problema secondario. Io potrei giusti, anche indicare il sole. Percepirlo nei modi giusti e da parte... Ma no, non ho bisogno di capirlo, non ho bisogno di comprendere. Cioè, il sole lo vedo, mi riscalda, mi tocca, posso anche indicarlo con il dito, so che esiste, ma non ho bisogno di definirlo. È un problema culturale che io ho. È una conoscenza oggettiva che ha un corrispettivo esterno alla mia mente, allora, che il mio concetto allora, esiste al di fuori un discorso corrisponde di... un qualche cosa di, che di allora, vedi, questo generale, è un problema, è un problema culturale all'interno della specie umana, perché il fatto di definire il sole è una cosa secondaria, perché ad esempio la talpa ha un altro problema di definire il sole, di entrare in contatto, e se dovessimo discutere io una talpa, come affrontiamo il problema del sole? Come lo definiamo il sole? Ma cosa ne sai te della talpa se non sai neanche come sei fatto te, come agisci? Ma sì, io so come sono fatto, ti dico io. Io conosco il mio peso perché la... Perché tu parli intanto in quanto ammetti che vale il criterio della verità. Ma no, non esiste la verità. Io ho un mezzo che è il linguaggio, che è la mia cultura. Io uso questo perché sono dentro questa cultura. Ma no. Sì. Guarda, tu hai dei problemi di mente. Perché? Non è che sei tutto a posto quando dici queste perché? Cose. Ti contraddici. Ma com'è? Scusa, sei tu che stabilisci cosa è corretto e cosa è sbagliato? Sì, sì. Ah, cioè sei tu il giudice che dici, io sono il giudice assoluto che posso stabilire che una cosa è giusta e che una cosa è sbagliata. Valido per tutti, esatto. Sono contento di sentire un giudice, insomma. Esatto. Ah, cioè tu sei il giudice.
Ma beh, perfetto. E io non ti, riconosco questa autorità. Tu non hai questa autorità. Io non ti dico la verità. No, tu non mi insegni assolutamente niente, perché io non ti riconosco il diritto di insegnarmi la verità. Non te lo riconosco. Hai confusione in testa. Vabbè, la confusione. Confusione. Ma quale confusione? Sai te, scusa, confusione, dal caos sorgono le cose. Approfondisci questo problema. Va bene. E dopo ci sentiamo. Ciao. Vedete, già questo qua ha detto che lui è il giudice che può insegnare le cose, già questo dimostra come il monoteismo abbia piegato le persone. Io non mi direi mai verso una persona che io sono il giudice che posso stabilire cosa devi pensare o cosa fare o qual è la tua sensibilità. Io direi sempre a una persona: questa è la mia visione del mondo, questa è la mia percezione, questa è la mia sensibilità. Di conseguenza, di fronte a un'altra sensibilità io sarei attento di capire, non dire no perché non rientra nella mia visione del mondo, in quello che io ho percepito è sbagliata. Vedete, già qua siamo all'interno di come può arrivare, tornando all'affermazione iniziale, che il cristianesimo ha imputridito qualsiasi altra cosa nel mondo. Sì, pronto? Ciao. Pronto? Ciao. Ciao. Pronto? Sì, ciao. Sì, Gianpaolo. Ciao. Scusami. Niente. Ma mi avete stimolato a ripetere una telefonata. Allora, prima di tutto io andrei ad agio a parlare di verità, ma parlerei di realtà. Sì. Primo. Di quello che io vedo e percepisco. Relativa, intanto, e poi una realtà indefinita, come a me piace chiamare anche il Signore assoluto indefinito. Sì. Non è né così né colà, è quello che è, punto e basta. Io non dico, non affermo né nego niente. Esatto. Quindi, per quanto riguarda la realtà, se non è quella convenzionale nostra, e chiamo convenzionale ancora, sì, perché la realtà oggettiva bisognerebbe che al di fuori ci fosse un osservatore esterno che oggettivamente ti dicesse è così, 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 ma non c'è. Esatto, non è c'è. Lì che si gratta i palloni fra le nuvole, ma non è mai sceso a dirtelo. Va bene? Sì. E allora io parlerei di realtà relativa e andrei molto, molto, molto avanti. Io parlerei della mia percezione del mondo. Esatto. Certo. Io purtroppo pastrocchio quei colori da 40 anni quasi, però vedo che ci sono innumerevoli modi di adoperare, sì, i colori. Qual è quello vero? Vabbè, nessuno. È il tuo? È quello che è tua sensibilità? È la tua manifestazione? Tuo. E io non posso venire a insegnare a te cosa senti dentro di te, ma se non so neanche io chi sono. Esatto. Io non so, perché il mio nome non mi dice niente. Sono un povero ignorante, un imbecille, quanto vuoi, però sfido qualsiasi che venga a dirmi a uno: tu quando hai fatto quella cazzata lì di quadro hai sentito questo e allora io gli dico copialo e dopo vediamo cosa, sì, hai copiato. Per dire che parlare di verità intanto per me è una bestemmia, sopiatura, non è neanche una cosa. Parlerei di realtà, sì, relativa, convenzionale e un'altra realtà indefinita, che non è che non esista, è più che io non ci arrivo. Sì, non la vedo, non la sento, non la vedo, non la percepisco. E lì non abbiamo neanche il carburante per arrivarci. Esiste una realtà dei raggi infrarossi, però noi non abbiamo l'infrarossi, sì, per vederla. Ma per il momento dobbiamo parlare di un qualcosa che ipoteticamente, come la scienza, giustamente, che per me è onesta, parlo della scienza di ricerca, non speculativa, esatto, dove ricavano soldi, che dice fa delle ipotesi, esatto, tra le ricerche, delle teorie, tra le ricerche di tutti i ricercatori, non dice tu hai ragione, tu hai torto, tu questo fa i dogmi, no, fa una media perché è tutto in movimento. E quello che ho affermato oggi posso rimangiarmelo, no, domani, tra un secondo. Sì, ma non hai il problema della verità, non ce l'hai questo problema. Ma io proprio quella della verità. A me basta quella della realtà relativa qui che riesca a vedere subito e basta. Ti ringrazio. Bene, per la pazienza. Ciao Gianpaolo, ciao. Scusate, niente, anche voi ascoltatori, ciao. Ciao, ciao. No, difatti appunto il problema di porsi quello delle grandi teorie, dei grandi sistemi, delle cose impossibili è sempre la cosa più sbagliata, perché noi dobbiamo sempre essere attenti alla nostra esperienza, alla nostra realtà, alla nostra sensibilità.
il nostro gusto, il nostro sentire, purtroppo ormai abbiamo solo 5 minuti, vedo che ci sono parecchi ascoltatori che stanno chiamando, ma siccome non sarebbe tempo di dare senso compiuto alle telefonate, di discutere, di parlare, di dire, mi vedo nella condizione di sospendere le chiamate proprio perché se no non potrebbe dare lo spazio che giustamente gli ascoltatori hanno diritto per discutere di temi così importanti, anche perché è da parecchio tempo che stiamo discutendo di questi concetti della verità, della sensibilità, del contatto con il mondo, e perciò concentrarli in pochi secondi non ha senso, anche proprio perché faremo delle discussioni monche, delle cose secondarie, delle cose spezzate che non danno valore o che non danno significato o che non sono comprensibili. Perciò dicevamo sempre che per noi quello che è fondamentale è l'esperienza individuale, cioè il singolo, io come persona, io come individuo, con la mia capacità di contattare il mondo. Ma una cosa che io devo sempre apprendere, che in questo mondo io non sono il centro dell'universo, il mondo non gira attorno ai miei occhi, non gira attorno ai miei sensi, ma in realtà io sono dentro il vortice del mondo. Io dico sempre che è dal caos che sorgono le cose, e la nostra vita è un vivere nel caos, e vivere mescolati con infinite cose. Sta nella nostra capacità, nella nostra abilità, nella nostra bravura entrare in contatto con il mondo. Sta nella nostra capacità di comunicare. Ma ricordiamoci che noi non siamo gli unici a comunicare. Tutte le cose che ci sono attorno comunicano con noi. Di conseguenza noi dobbiamo sempre essere attenti non a quello che abbiamo dentro, ma a quello che abbiamo fuori. Perché non è solo l'uomo a comunicare, ma sono anche gli oggetti. È il mondo stesso. Il sole stesso comunica, ha una forma di comunicazione, di linguaggio, di manifestazione. E io devo essere attento a questo. Io dicevo appunto anche l'albero rappresenta una forma di oggetto per noi. Ma per noi pagani all'interno dell'albero esistono le driadi, le amadriadi. Ma l'albero stesso, al di là appunto che sia albero, ha un modo di interagire con me che è molto forte. I fiori stessi agiscono sulla mia coscienza e qualsiasi cosa può agire sulla mia coscienza, il che significa che io non sono un essere chiuso verso il mondo, non sono un individuo corazzato, asettico, che non può essere toccato o non può essere percepito o non può essere coinvolto in qualcosa. Molte volte appunto ci sono dei racconti mitologici e si parla delle ninfe, delle fate che creano degli cerchi e chi li attraversa è costretto a danzare con loro. Benissimo, noi molte volte entriamo in questi cerchi e dobbiamo essere coscienti e sappiamo che una volta che siamo entrati dobbiamo interagire con quel tipo di realtà. Di conseguenza dobbiamo sempre essere attenti verso la realtà, ma significa anche che questa realtà può interagire con noi. Perciò non pensiamoci unici, non pensiamoci detentori di una verità, di una superiorità, di qualsiasi altra cosa, ma pensiamoci sempre che siamo sensibili al mondo, siamo dentro un mondo e percepiamo un mondo. Perciò la nostra percezione, la nostra individualità, la nostra intelligenza, la nostra abilità, il nostro contatto con l'esistenza è essenziale. Soltanto le religioni monoteistiche, soltanto nella nostra cultura un criminale come Gesù Cristo è capace di dire che gli altri sono dei peccatori. Il Gesù Cristo criminale dei Vangeli dice chiaramente: voi siete dei peccatori, io sono venuto per salvarvi, sono venuto per sottomettervi, voi vi dovete piegare. Benissimo, noi che siamo pagani non abbiamo questo, per questo noi diciamo che bisogna riconoscere il nemico dove si presenta. E nel nemico della nostra cultura è l'immagine criminale di Cristo che dice che voi siete dei peccatori e che è venuto a salvarci dai nostri peccati. Noi sappiamo che non siamo peccatori, noi sappiamo che non abbiamo bisogno di essere salvati, dobbiamo sempre trovare repulsione, rifiuto di questa immagine criminale, e di conseguenza io vi dico: non cercate una verità, non cercate di sottomettervi e soprattutto non pensate che la vostra esperienza diventi modello di imposizione per gli altri, perché questa rientra sempre nella visione dei profeti che considerano gli altri degli esseri incapaci e che se non ci fossero loro a salvarli, a comunicarli, sarebbero persi. Proprio perché il monoteismo, usando le parole appunto di quella recensione, di questo libro, dice ha imputridito il mondo. In realtà è questo. Il mondo è bello, il mondo è molteplice, il mondo ha una sensibilità, una sua vita. E noi non possiamo rinchiudere all'interno di un libro sacro per loro che dice la verità. Noi non possiamo, a tutti i sentimenti, catalogarli in 10 comandamenti, ma dobbiamo sempre avere la nostra sensibilità individuale di mondo, di uomini verso il mondo, sapendo che il mondo non è morto, ma che è vivo, che ha un'anima, che vive con noi, che interagisce con noi. Perciò è sempre fondamentale che noi siamo attenti verso il mondo. Benissimo, io vi saluto, vi do appuntamento questa sera dalle ore 19 alle ore 20,
e andremo avanti con degli ospiti. Tra l'altro, questa sera avremo ospite l'amico Ettore Ruzza, che ci parlerà del mondo celtico. Più tardi avremo ospite Patrick di Raise Event, che ci parlerà della festa di Cittadella, e soprattutto ci parlerà della manifestazione che Raise Event organizzerà il 15 ottobre a Venezia. Benissimo, saluto tutti quanti gli ascoltatori, ci sentiamo questa sera dalle 19 alle 20. Ciao a tutti, vi faccio partire una piccolissima sigla e ci sentiamo questa sera. Ciao.